Adesso mi tocca svitare l'asse, se no non passo con la macchina. Eccolo! Buongiorno, sono gasatissimo, secondo episodio e spero l'ultimo, perché se riesco a fare tutto quanto stamattina, oggi lo finiamo. E uno! E due! E adesso vi dico velocemente il programma della giornata, anche perché dopo non ci sarà molto tempo per tante chiacchiere. Se vi siete persi il primo episodio, anzi se vi siete persi tutta la serie dei lavori qui in Baita, andate a vedervela perché merita tantissimo. Quindi link qui sotto e iscrivetevi. Il programma della giornata è montare tutto il legno, quindi la staccionata del cancello, la parte più bella. Altro lavoro, intestare i tronchi, perché così sono tagliati ad altezze diverse e non è bellissimo. Gli devo mettere sui due tettucci le due colonne, bruciare i tronchi, quindi c'è un bel po' di roba e iniziamo. Sì, ci siamo, può andare, bello, bello, mi piace. Mi sto facendo aiutare anche da mio papà, sennò oggi da solo è impossibile. Mi ha tirato qua il cavo, adesso gli sto facendo forare i pezzi di legno, compito un po' noioso, mi dispiace. Allora, adesso li vado ad intestare, almeno dopo, con questo coso qua, spero di bruciarli. Facciamo le cose con calma e con logica, perché qua rischiamo di fare i danni. Abbastanza alto la terra, così da non rovinare questi qua a contatto con l'umidità. Più devo farlo anche abbastanza alto in modo tale da poi riuscire ad aprirlo. Qua segniamo che qua siamo a più 10 cm da dove poi sta il legno. Ok, quindi così. Adesso prendo questa tavola qua e la uso come mega bolla gigante. Mi basta fissare una vite. Prendo questa e adesso andiamo a fissare. Almeno in questo modo riesco a tagliarli alla stessa altezza. Il terreno è un po' così, però poco male. Allora adesso questi qua li sfetto a 45 gradi. Per farlo mi aiuterò con questa squadrettina qua. Adesso vediamo un po' come fissarla. Ah sì, dai, almeno vengo qua con la motosega, ho un riferimento per tagliarle. Non so parlare. Operazione delicata. Signori, che precisione, non l'ho neanche toccata l'asse. Adesso leggermente più alto, ma meglio così. Rischiato la telecamera qua. Poi i gradi non è che mi interessano, basta che io adesso questo qua lo porto di là. Allora un po' più, ok, quindi mi basta
pelar via qua appena appena sto roba qua. Spettacolare, spettacolare. Vediamo. A occhio con la motosega, oh. Come funzionerà sto coso? Mi darò fuoco da solo? Chi lo sa. Ah, buona, più semplice di così. Wow! Però funziona, Dio, eh! Wow! Che roba! Mille anni dopo, finì il cancello. Datemi pure del pazzo, però certi dettagli fanno la differenza, perché non posso avere le cerniere nere e poi queste qua zincate, mi fanno schifo. Anzi, prima di pitturare il pavimento lì, tanto camminando così perché dietro ho la macchina, sono la rigo. Ok, questo e qua, questo invece va di là. De che. Quindi io adesso devo unire questi due. Si resta in piedi. Ok. Urco di asse prende. Thank you.
delicato. Dai, 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 dai che ci siamo. Ok. Pronto? Cosa c'è? Un attimo qua il cancello per aria, gli attrezzi in giro. Mezz'ora scendo. Metto su una roba, poi andiamo, dai, ciao. Vado, ciao 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 ciao. Raga, oggi il video finisce qui. Ciao!